a tavola con i libri, con Gianni Vattimo, della realtà, fini della filosofia, edito da Garzanti. A tavola con i libri, con Gianni Vattimo, della realtà, i fini della filosofia, edito da Garzanti quest'anno, ovvero nel 2012. Gianni Vattimo è un noto filosofo, nato a Torino nel 1936, in passato è stato vicino al movimento radicale e parlamentare europeo indipendente. Quello che è scritto sulla quarta di copertina è estratto dalla conclusione di uno dei capitoli del libro e quindi di mano di Vattimo. The Way, Heidegger e Wittgenstein. Oggi, in molta parte della filosofia, anglosassone non meno che continentale, sembra che queste tre figure siano dimenticate in favore di un nuovo realismo che rischia di ricadere esattamente nell'idea di rispecchiamento della natura, che ha significative e pericolose conseguenze in termini di vita sociale e politica. Essere antirealisti è oggi forse l'unico modo di essere ancora rivoluzionari. Dimenticato The Way, forse, ma non certo Heidegger della filosofia continentale, o come viene detta, o Wittgenstein della filosofia anglosassone. Già da questa nota ci si accorge come l'elaborazione di Vattimo sia interna alla querela del realismo e del nominalismo, che non viene neanche nominato. Parrebbe la questione tra realismo e antirealismo. È un'antica dicotomia che non sa nulla della sua natura. Rimane da leggere, in ciascun caso, la questione del reale, della realtà, della nominazione. Solo accennare al contributo di Freud e di Lacan esula dall'accenno di questa lettura del libro di Vattimo. L'approccio di Vattimo considera che il richiamo alla realtà è in effetti un richiamo alle convenzioni e ancora di più alle credenze, il cui nucleo è il testo del potere invisibile, intoccabile, inesistente. Realismo è il presentismo, l'ontologia. Curioso come questa ontologia realistica non salti con la tradizione più consistente alla quale si rifà Gianni Vattimo, ed è quella di Martin Heidegger. Contro il realismo e il nuovo realismo si pone per Gianni Vattimo l'ermeneutica, la pratica costante dell'interpretazione, e sarebbe questa a contrastare la dittatura del presente. C'è in questo libro della realtà di Gianni Vattimo la storia un po' del suo percorso filosofico, e dalla sua introduzione a Heidegger alle sue tesi del pensiero debole, e con una costante che è quella di prendere congedo dalla realtà data. È proprio questa presunta datità della realtà che giustificherebbe i vari sistemi di dominio, che è messa in questione. Abbiamo in tedesco, no? Les gibt, abbiamo in francese il y a, in italiano c'è
o anche proprio dato, no? A partire da questo dato, no? Questa datità è la fatticità delle cose, entrambe questioni comunque di una assenza di parola, non ci sarebbe l'atto di parola, ma il fatto, e il fatto come dato, che è anche la via della sociologia. Curioso come questo prendere congedo dalla realtà data non consista anche in un prendere congedo da Martin Heidegger, cioè dal trionfo dell'ontologia. Per Gianni Vattimo, in Della realtà, l'esperienza della verità è affare quindi di interpretazione. D'accordo, questo implica che non ci sarebbe una verità reale, ma frutto appunto del gioco delle interpretazioni. Eppure questa verità è ancora ontologica, è la verità di Heidegger e della filosofia. Ed è curioso come nel capitolo che è dedicato alle letture di Glasgow si tratti delle virgolette del matematico Alfred Tarski. Ora, un confronto con la verità di Tarski e la verità logica sarebbe molto interessante, perché questa verità è quella che è già inclusa nelle premesse logiche e quindi circolarmente si rivela quel che già era prima. Non c'è la ripresa di questa formulazione singolare di Heidegger, che poi fu tolta dalle edizioni complete delle sue opere, ed è in Essere e Tempo che l'essere stesso è circolare. Ora, la verità per Vattimo è la verità come evento dell'essere, e se l'essere è circolare, appunto questa verità è circolare. La lettera e l'événement di Alain Badiou, dall'essere e l'evento, ci troviamo in Vattimo con l'essere è l'evento. Eppure viene mantenuta l'inefficacità del fare, no? Di fronte alla questione se l'uomo sia definibile rispetto al fare, Heidegger è stato molto chiaro: kein machen, niente fare. C'è anche un capitolo dal titolo Oltre la fenomenologia. Oltre o non c'è più fenomenologia? Oltre o nessuna logia del fenomeno? Ciò che si vede, sovrastato dall'episteme e sottostato dalla sostanza. È proprio vero che la dissoluzione etica della realtà comporterebbe l'antirealismo, l'unico modo di essere ancora rivoluzionari? E se la realtà è una convenzione? E se la realtà è una finzione? E se il reale, solo per accennare a una delle nozioni differenti di Jacques Lacan, fosse qualcosa dell'originario, fosse un'altra cosa? Quello di Vattimo è un programma, secondo le sue parole, etico-politico che appare debole, ma solo perché non ha valori assoluti a cui riferirsi. Per l'appunto, forse, quando l'essere è circolare, il valore circolare è il valore relativo. Molto interessante è la lettura che fa delle mappe della realtà e delle mappe antiche, e come queste siano importanti nel modo stesso di fare oggi delle mappe della realtà e quindi di non accettarla in quanto data.
e si rifà alla donazione di Costantino, detta donazione di Costantino, e sarebbe appunto da leggere oggi il dibattito tra realismo e antirealismo alla luce proprio di queste mappe antiche, che sono anche quella che da Costantino arriva a Giustiniano e diventa l'altra Bibbia dell'Occidente, come la chiama Pierre Legendre. La base stessa dell'Occidente e la base stessa del modo di costituzione delle istituzioni. Gianni Vattimo enuncia quello che è per lui il problema del pensiero debole. Il problema che il pensiero debole cerca a suo modo di risolvere è anche quello di trovare un modo di ricordare l'essere che non finisca nel misticismo. L'essere originario sarebbe smarrito e l'unico modo sarebbe quello del ricordo, ricordarsi dell'essere. Aggiunge che non è solo una questione di interpretazione di Heidegger, giustamente, ma non c'è non solo questo ricordo, ma la questione dell'essere forse è un'altra questione. La questione è forse ancora quella enunciata da Carl Schmitt come quella della teologia politica. Essere è un termine secolarizzato della teologia. L'essere supremo, ed è un verbo, e viene dal tentativo di cancellazione di quelle appunto che per Giustiniano erano le interpretazioni insensate dei rabbini, e quindi quello che è rimosso è: io sarò colui che sarò. Eie asher eie. Dalla lettura di questa frase sembra giocarsi molto anche del destino del filosofo Gianni Vattimo. È così importante il testo di Vattimo? Lui prende l'invito a tenere le lezioni di Glasgow come un premio Nobel della filosofia. Noi non entriamo in simile questione. La lettura dell'esperienza data dai filosofi è alla punta dell'esperienza. Anche là dove la filosofia, con Heidegger compreso, su alcune questioni gira in tondo. Della realtà non è il libro dei suoi libri, di Vattimo, e tuttavia è riscontrabile proprio l'itinerario compiuto sinora. Acquista quindi altra importanza ancora l'ulteriore precisazione su Heidegger, no? C'è la questione della sua adesione al nazismo, in questo caso tenuta anche negli stretti confini del 1933, quando con la sua
con il suo discorso di elettorato, Heidegger aderisce pubblicamente al nazismo. In realtà le cose andranno più per le lunghe e non ho ancora trovato un libro e quindi accetto suggestioni e suggerimenti in cui sia narrato qualcosa delle conferenze che nel 1936 Heidegger tenne a Roma, affiancando la visita del Führer, Adolf Hitler. Una di queste due conferenze fu anche proibita agli ebrei. La questione che viene posta sarebbe quella tra l'ontologia e l'errore, no? Il nazismo come errore che non inficerebbe l'ontologia e non si tratterebbe di disfarsene di questa ontologia, no? È attento a come filosofi e altri intellettuali in questi anni tentino di disfarsi di Heidegger. No, buttarla a mare, no? La buttano a mare. E l'ontologia è l'errore, piuttosto. E quindi questo sbiancamento della fedina penale di Heidegger non funziona. Sforzarsi di ricordare l'essere come progettualità e libertà significa, ovviamente, scegliere di stare con quelli che più progettano perché meno possiedono. Il vecchio proletariato marxiano, non titolare metafisico della verità, perché libero di vedere il mondo fuori dalle ideologie, ma portatore dell'essenza generica, perché più di ogni altro individuo, gruppo, classe, è definito dal progetto, è tutto proiettato verso la trasformazione della propria condizione, cioè autenticamente esistente. Scritto ex trattino sistente. È indagato quanto il principio d'autorità, il principio totemico che vige nell'insegnamento universitario non sia per nulla analizzato in questa trasformazione della propria condizione. Ma certamente altri troveranno infinite altre vie a questo libro denso che fa un po' il bilancio intellettuale del suo itinerario, quello di Gianni Vattimo, della realtà, edito da Garzanti.